Esistono tantissimi strumenti per creare un portfolio online. In questo caso vediamo come possiamo realizzarlo con Canva. Come prima cosa accediamo a Canva e nella barra di ricerca della home page digitiamo portfolio. Abbiamo quindi la nostra ricerca. Canva ci mette subito a disposizione migliaia di modelli. Possiamo però ulteriormente filtrare la nostra ricerca nel momento in cui andiamo a spuntare qui a sinistra sul portfolio online. Abbiamo quindi adesso a disposizione 191 modelli. Il portfolio è uno strumento prevalentemente utilizzato dai creativi, quindi designer, fotografi, artisti in generale, ma è uno strumento che può essere molto utile anche agli studenti. Potremmo far realizzare un portfolio anche in relazione a una specifica passione dei nostri studenti, così come in relazione a una specifica disciplina. Le possibilità di utilizzo dal punto di vista didattico sono davvero tante. Adesso proviamo per esempio a scegliere un modello molto semplice, un modello generico che potrebbe riguardare il percorso formativo a scuola. Ovviamente nel portfolio si va a mettere in evidenza solo le tappe più significative di un determinato percorso. Proviamo a scegliere questo modello qui, Student Portfolio. Si tratta di un modello molto sobrio e semplice, lo studente può inserire il suo nome, poi per ogni disciplina può inserire i criteri che hanno determinato il successo in un determinato lavoro e poi a fianco può inserire un esempio del lavoro, può essere un estratto di un elaborato particolarmente significativo. In questo caso possiamo utilizzare la funzione di caricamento, quindi andando qui a sinistra su Caricamenti. E su Carica File, ecco che abbiamo la possibilità di caricare dei file direttamente dal nostro computer, o anche da Google Drive, da Dropbox e da Google Photos. I nostri file possono essere video, possono essere file testuali, possono essere immagini, ma possono essere anche degli audio precedentemente registrati. Modificare gli elementi su Canva, come sappiamo, è molto semplice, basta cliccare sull'elemento che vogliamo modificare e dopodiché personalizzarlo, che si tratti di un'immagine, di un testo o di qualsiasi altro tipo di file multimediale. Ovviamente possiamo aggiungere ulteriori pagine al nostro portfolio semplicemente cliccando qua su Aggiungi pagina e poi personalizzarla. Questo è un modello molto semplice che vi ho fatto vedere a titolo esemplificativo, ma il consiglio che vi do è quello di andare a esplorare i vari modelli che Canva mette a disposizione, a seconda anche del tipo di consegna e di attività che vogliamo far portare avanti ai nostri ragazzi, ma possono essere loro stessi, anzi l'ideale è che siano proprio loro, a scegliere il modello per il proprio portfolio. Una volta realizzato il portfolio, questo può essere facilmente condiviso, cliccando qua in alto su Condividi, il portfolio può essere anche scaricato, può essere condiviso tramite link. L'ideale, ovviamente, quando si parla di portfolio digitale, è quello di salvarlo comunque online in modo da poterlo sempre aggiornare con i nuovi lavori. Infatti, il portfolio, una volta terminato, sarà salvato nel cloud di Canva, dove sarà sempre presente tra i nostri progetti.